Ciao Tubicine, video per mostrarvi alcuni prodotti che non vi ho mostrato ma che ho acquistato anche da abbastanza tempo, video per darvi delle novità, soprattutto una che vi farà molto molto piacere. Allora, questa mattina ho trovato sulla mia email una mail della ragazza con cui avevo avuto il contatto al Cosmo Prof. Permavala, che mi ha permesso di fare appunto il giveaway, che mi aveva dato dei prodotti in prova e che mi aveva dato, come sapete, questo smalto qui, che è il famoso 151 marron glacé, che assomiglia a quello di Chanel. Allora, questo smalto non era prevista la vendita in Italia. Ma diciamo, lei mi ha scritto grazie a comunque i video, comunque al fatto che ve li abbiamo fatti conoscere, c'è stata molta richiesta, molta curiosità nei confronti di questo smalto. Mi ha scritto la mail, ma si è mossa per voi, cioè nel senso che noi abbiamo contribuito un pochino a mettere curiosità nei confronti di questo smalto, quindi questo smalto verrà venduto in Italia, non si sa ancora da quando, quando sapremo qualcosa lei mi farà sapere, penso tramite email, poi ve lo comunicherò. Stessa cosa vale per gli smalti, quelli della collezione che vi ho fatto vedere, quelli molto colorati che ci sono nel giveaway, vi farò sapere dove li potete trovare, perché comunque quella è una collezione che deve ancora uscire da quello che ho capito, ma che comunque verrà venduta in Italia. Comunque nel caso vi scriverò informazioni nel box informazioni. Volevo mostrarvi quindi comunque insomma grazie un po' ai video e grazie soprattutto a voi che avete mostrato curiosità, questo smalto sarà venduto anche in Italia, quindi lo potrete avere tutte, quindi tranquille, appena saprò qualcosa dove e quando ve lo farò sapere. Vi volevo parlare di alcuni prodotti che magari vi ho mostrato ma di cui non vi ho detto come mi sono poi successivamente trovata. Allora, i primi, rimanendo nel campo Mavala, sono i due ombretti che sono di queste due colorazioni qua. Come molte di voi mi hanno scritto che mi sarei trovata bene, in effetti mi sono trovata veramente bene e sono facili da stendere, sono molto molto morbidi e non entrano assolutamente nelle pieghette e possono essere secondo me usati anche come base per ombretto. Anche di questi, quindi di tutta la linea cosmetica dei prodotti che avevo fatto vedere, vi farò sapere in un video comunque sul blog, adesso vedo dove si possono acquistare, perché io sinceramente non li ho mai visti nei negozi. Altra cosa sempre di Mavala che mi avevano fatto provare, della quale sono rimasta felicissima, soprattutto per quanto riguarda la pedicure, quindi piedi in ballerine, scarpe magari dove l'unghia viene a contatto con delle superfici, si potrebbe rovinare o mi si rovinava, con questo prodotto che voi conoscevate già in tante mi avete detto che mi sarei trovata bene, mi sono trovata veramente bene anche per quanto riguarda le unghie. Infatti questo smalto ce l'ho su praticamente da 4-5 giorni e non, cioè, non dà segni di nessun tipo, quindi sono molto felice. Poi, detto questo, un prodotto che ho comprato che sto usando ormai da settimane è questo qui ed è il contorno occhi della Yes to Carrots. Sapete che io adoro questa linea soprattutto per quanto riguarda i burri cacao e mi piacciono tantissimo, li sto regalando continuamente in giro, amiche. Comunque persone perché li trovo veramente buoni come burri cacao e non sono eccessivamente costosi. Molte volte si vanno a comprare magari dei burri cacao che ci fanno più male che bene perché si trovano al supermercato e magari costano poco, costano 2,90 euro, quindi non è un prezzo eccessivo. Per quanto riguarda il contorno occhi, inizialmente mi aveva un po' spaventato la composizione perché è un può sembrare un pochino burrosa, vedete? In realtà è un contorno occhi, quindi anche se io ho la pelle comunque tendente al lucido, il contorno occhi non conta, quindi è una cosa che io comunque devo applicare perché altrimenti potrei, cioè, se mi idrata tantissimo ed è molto molto idratante nella zona contorno occhi non mi dà nessun fastidio. Quindi mi piace molto, ce n'è anche abbastanza dentro, ne basta veramente poco e ce ne sono 30 ml che però, cioè, mi dico io lo sto usando da tanto e vedete è solo fino a qua. Quindi
quindi insomma lo uso tutti i giorni, anche due volte al giorno, a seconda di quante volte mi devo truccare. Una crema che sto usando in questi giorni è questa qui di Vichy ed è della linea Normaderm ed è una, vabbè, ipoallergenica ed è una crema trattamento idratante anti-imperfezioni, efficace rinforzata, che in realtà va bene per le pelli sensibili che hanno problemi di impurità, di punti neri o di pori dilatati, soprattutto collegati a problematiche di tipo ormonale. Il mio caso, quindi, perché se voi comunque notate ho molte imperfezioni, soprattutto in questa zona, e quindi sono proprio le ovaie. Mi sto trovando abbastanza bene, ne do pochissima perché è molto molto liquida e ha un colorino verdognolo. E data nelle giuste quantità, quindi molto molto poca, è praticamente un latte gel. Non è veramente un gel, è più un latte, però è molto la consistenza è un poco grassa, quindi vi aiuta già di per sé. Una cosa che ho acquistato, che vi avevo mostrato, ma che non vi ho più detto come mi sono trovata, come sapete, ho questi due qua della Urban Decay, che sono questo è quello classico e questo è quello praticamente luminoso. Non mi piace perché comunque il colore, lo vedete, è un marroncino che va completamente a falsare la colorazione della mia pelle. È luminosissimo. Adesso vedrò eventualmente di utilizzarlo più avanti quando magari sono più abbronzata. Forse allora potrò utilizzarlo. Altre due cose che vi volevo mostrare che ho acquistato, che mi piacciono tantissimo, sono questi due rossetti di Kiko delle nuove collezioni. Questo qua è un arancione, lo vedete, è il numero 03. Ed è un colore veramente bello. Eccolo qua. Sembra rosa, ma in realtà è proprio arancione. E l'altro è questo che mi avete chiesto in tantissime, che avevo in alcuni degli ultimi video. Ed è questo colore qua, è un fucsia abbastanza forte. Ed è... Eccolo qua. Mi piace proprio tanto. Spero che si veda che i colori non vengano sfalsati. E questo qui è il numero 108 della collezione, quella con le confezioni in rosso. Questi qui sono gli acquisti che avevo fatto, che non vi avevo ancora mostrato, e comunque ci tenevo a dirvi la novità sullo smaltino Mavala. Adesso comunque vi terrò informate, vi farò sapere più nel dettaglio dove acquistarli e da quando sono disponibili in Italia, anche per quanto riguarda l'altra collezione, quella tutta colorosa. Questo era tutto, credo di andare in questi giorni a fare un po' di acquistini perché voglio prendere alcune cose che ho visto in vari giornali e voglio provarle, poi comunque vi farò sapere. E quindi niente, vi farò sapere anche per quanto riguarda gli smalti e tutto il resto. Ciao a tutte, un bacione!